percorso di accompagnamento verso Matera Incantadante, tanti appuntamenti previsti nel cartellone, nella serata del 10 settembre il poeta Davide Rondoni, ma anche tante altre iniziative. Il mese di settembre è un po' un mese di riscaldamento, perché il nostro intento nel coinvolgere, nell'essere coinvolti da tutti questi cantori, noi saremo quasi 400, è un vero record. Pensate che a settembre a Firenze, nella prima edizione, i cantori iscritti furono soltanto 120, quindi qui c'è davvero una riappropriazione popolare straordinaria e bellissima. Matera si arriverà a 400 circa? 400, sì, siamo 400. Avevamo lasciato dei posti per le autorità, ma si stanno ridimensionando sempre di più, perché continuano a pregarci di esserci, e questa volontà di essere comunità è preziosissima. Per noi è come aver raggiunto già un obiettivo, chiaramente però vogliamo dimostrarlo, essere tutti uniti il 2-3 e 4 ottobre. Dicevo, la volontà non è quella di fare uno spettacolo, essere lì e leggere Dante insieme, ma davvero vivere, entrare nell'atmosfera dantesca, perché Matera sia realmente il luogo di rinascita, non ho più voce, il luogo di rinascita di Dante Alighieri, nato a Firenze e morto a Ravenna, e nei suoi anniversari che rinasce qui. Per cui adesso, insomma, abbiamo inaugurato qualche giorno fa questa mostra bellissima, Matera Incantadante si chiama anch'essa, sono 180 tavole dell'artista Marco Rindori, nate da un Divine Comedy Project, un progetto di studi internazionali collegato al Ministero dei Beni Culturali e anche con università internazionali, un progetto condotto dal professor Balducci, il quale sarà qui oltretutto domenica 13 settembre per una di queste evocazioni dantesche che nascono dal suo lavoro di traduzione in prosa moderna della Divina Commedia, alla quale è collegata proprio questa rappresentazione grafica che è in corso, perché finita quella dell'Inferno e sono in corso di realizzazione quella del Purgatorio e del Paradiso, e proprio qui, sempre nel chiostro dell'ex ospedale di San Rocco, avverrà questa, diciamo, rappresentazione drammatizzata che ha per titolo Il cannibalismo del conte Ugolino, che prevede proiezioni, prevede realizzazioni grafiche dello stesso pittore dal vivo, prevede delle musiche, insomma una suggestione molto speciale. Il 2, il 3 e il 4 di ottobre, Matera Incantadante nella città dei Sassi, sul percorso di accompagnamento a questo importante appuntamento culturale, nella serata del 10 settembre la Lectio Magistralis di Davide Rondoni, poeta, con spunti e argomenti sul capolavoro del poeta fiorentino. Titolo della relazione: Sperduti viandanti, meravigliati, ritrovo di tipi danteschi. Ecco, quali spunti e quali argomenti per iniziare il pubblico materano a Dante? Ma io credo che l'iniziativa bella che è venuta in mente una notte ragionando con Stefania De Toma e altri amici di far leggere Dante nei Sassi sia un'occasione che appunto ho voluto intitolare un ritrovo dei tipi danteschi, perché Dante fa un'opera meravigliosa di poesia, di arte, che però richiama tutti a domandarsi qual è il proprio viaggio, no? Dove si sta andando, la commedia è un viaggio, no? E credo che sia una bellissima occasione per tutti di farsi una domanda seria, profonda, bella, come la commedia, intorno a qual è l'uscita dalla selva, il fatto che uno vuol fare un viaggio verso il bello, verso il vero, verso l'alto, e la commedia chiama tutti a questa cosa. Che viaggio sta affrontando dal punto di vista artistico e umano il poeta Davide Rondoni? Ma sai, il mio viaggio è poca cosa, è un viaggio sempre rischioso, perché l'arte ha a che fare col rischio del perdere la vita, del perdere il senso della vita o di conquistarne sempre di più. Quindi l'arte, diciamo così, è per gente che ama il rischio. Se uno ama la fama o la comodità o la sicurezza, non si dà all'arte. Che cosa hanno in comune la città dei Sassi e il poema della Divina Commedia? Ecco, tenterà di tracciare anche queste similitudini? Ma guarda, io credo che ci sia una cosa che lega Matera in questa sua natura di pietra e di cielo, di luce e di terra, di alto e di profondo,
ha una dimensione che è propria dell'uomo e che Dante ha saputo esprimere molto bene nella commedia, cioè questo incontrarsi del cielo con la profondità della terra, delle rocce. Qui vediamo queste caverne che si illuminano della luce che viene da fuori e queste uscite dalla caverna alla luce. Anche in questo senso Dante, avendo dato voce a questo viaggio umano che tiene insieme il profondo e il cielo, e il cielo non può fare a meno della terra e la terra non può fare a meno del cielo, beh, questo a Matera si vede. Che tipo di poesia è Matera? È una poesia dura, essenziale, e dove la sua capacità di meraviglia dipende da questa unità tra la terra e il cielo. Quale sarà il giorno in cui il poeta Davide Rondoni sarà a Matera e quali saranno, in quale cantica sarà a recitare Rondoni? Allora, la cantica non la so, perché viene affidata a tutti i cantori da Stefania, che sta facendo la regia della cosa, quindi mi dirà quale cantica sarà. Io Inferno, qui, Purgatorio o Paradiso? Penso il Purgatorio, perché io sono qui il 3, quindi il giorno medio, quindi il 3 penso che tocchi al Purgatorio. Quindi il 3 di ottobre, Purgatorio, qualcosa in comune con il tratto esistenziale attuale? Beh, sai, il Purgatorio è quel posto un po' sospeso, no? Tra l'inferno e il paradiso, e la vita somiglia un po' a un purgatorio. L'attore Ulderico Pesce sta scrivendo in questi giorni un monologo che già si preannuncia nel racconto preziosissimo, che parte dal 26esimo canto dell'Inferno, il famoso canto di Ulisse, per un racconto che va proprio, parte dal viaggio di Ulisse e quindi Omero, Dante, gli imbuti rovesciati di Carlo Levi e il fiume del paradiso, il fiume dell'ultimo del paradiso che entra nel nostro torrente che ha scavato la Gravina. Quindi davvero Matera incanta Dante, Matera è il luogo di rinascita di Dante Alighieri attraverso noi. Approfitto della presenza di Davide Rondoni per anche tracciare diciamo così, un parallelo con la situazione attuale che sta vivendo l'Italia, insomma l'Europa, sul tratto dell'accoglienza. Ecco, qual è il suo punto di vista? Ma è un momento di grandi cambiamenti e, come tutti i grandi cambiamenti, portano in sé cose buone e cattive che è difficile anche a volte riconoscere e separare. Di certo l'Europa, che è vecchia e che ha dimostrato in questi anni di non esistere o quasi, e ha dimostrato la crisi degli stati, cioè dell'organizzazione che per secoli avevamo pensato potesse organizzare la vita comune, cioè l'Europa si prepara ad accogliere centinaia e milioni di persone. Lo fa perché è buona, sicuramente c'è una radice d'accoglienza, lo fa perché ha bisogno di nuovi nati e ha bisogno di nuovi consumatori anche. E io credo che le cose vadano lette insieme. C'è sicuramente un giusto spirito d'accoglienza, ma c'è anche il fatto che se non vengono questi, i prossimi modelli di telefonini, chi li compra? Questo evento nasce dalla volontà, attraverso la lettura corale, di costruire pace nel cuore degli uomini, diventare migliori attraverso le arti, attraverso la cultura, attraverso la poesia in questo caso, come è nei principi della Carta Costitutiva dell'UNESCO. Per cui l'iniziativa nasce proprio dal Comitato Promotore Club UNESCO, unito al Circolo La Scaletta, che costruisce cultura, che proviene proprio dal ventre della comunità da 60 anni, e dalla Società Dante Alighieri, che un mese e mezzo fa, sentita questa iniziativa di Matera incanta Dante, ha voluto conoscerci e siglare addirittura un protocollo d'intesa con noi per portare avanti questo progetto, e ci sta diffondendo, divulgando a livello nazionale e anche internazionale attraverso i canali della Dante di tutto il mondo, fino a portarci a fine settembre addirittura all'Expo come evento di punta delle celebrazioni dantesche, alla 82esima conferenza biennale internazionale degli studi su Dante Alighieri. Quindi insomma abbiamo grosse responsabilità di far bene tutti questa cosa. Che valore può avere questo tipo di manifestazione per la città di Matera? Io penso che la voglia di esserci, questa straordinaria voglia di esserci che continua a manifestarsi, e la gioia di esserci, perché io e i miei amici veniamo fermati per strada da tanta gente così coinvolta, probabilmente riesce a far sentire
il nostro orgoglio di appartenenza, ecco, in maniera speciale, perché aver riconoscere ogni giorno di più il valore di questi luoghi, il fatto di essere davvero un luogo sospeso tra cielo e terra, è probabilmente la rappresentazione della vita della nostra città, dall'inferno di come eravamo stati definiti 60 anni fa al purgatorio, a questi tempi di passaggio in cui i materani, in cui la gente lucana ha voluto riscattare questo passato che agli occhi degli altri è apparso come di vergogna, invece era di lavoro, di sacrificio, e poi il paradiso di vederci adesso proiettati sugli altari della notorietà internazionale ci rende particolarmente felici, orgogliosi, dico ci rende, insomma io sono un'immigrata ma orgogliosa di esserlo, veramente come se fossi sempre stata qui.